Buongiorno, un nuovo spazio per il Comune di Pisa, un nuovo spazio aperto per la produzione, l'innovazione di tutto quanto fa riferimento all'arte. Ne parliamo con due dei promotori, con due ragazzi giovani impegnati in questa bella impresa, Fabio Viola, che è proprio uno dei promotori di Mix Art, e Margherita Guerri del gruppo ADA, del direttivo e di quant'altro poi serve per far funzionare le cose. Allora, Fabio Viola, qual è la cosa che vi ha spinto a mettere in piedi questa idea e come è nata fondamentalmente? Il progetto è nato almeno sulla carta più di un anno fa dall'unione di una serie di persone provenienti da campi molto diversi e comunque sostanzialmente esterni alla produzione artistica locale. L'idea era quella di finalmente di creare uno spazio in cui fosse veramente possibile iniziare a creare, produrre, fino ad arrivare a una primissima messa in scena, una serie di attività di tipo sociale, di tipo culturale, di tipo sportivo. Tutto questo è stato possibile grazie a un fondo privato che abbiamo trovato, i locali dell'ex ufficio del collocamento di Pisa, oltre 700 metri quadri suddivisi in vari ambienti all'interno delle quali avvengono in contemporanea diverse cose grazie alle associazioni. L'idea è che alla base di MixArt al momento ci sono oltre 30 associazioni che svolgono attività molto diverse tra di loro, associazioni che utilizzeranno lo spazio, si contamineranno tra di loro per portare avanti i loro corsi, le loro attività, le loro produzioni e quant'altro. Beh, un'idea importante, un'idea significativa, ma soprattutto un qualcosa che tutto sommato è fortemente innovativo per la città di Pisa. Ecco, Margherita, tu fai parte di un gruppo importante, l'ADA. Com'è che c'è stato l'approccio da parte vostra rispetto a questo progetto? Qual è stato l'approccio? Diciamo? Noi, come molte altre poi associazioni che abbiamo incontrato in questo periodo, cercavamo da tempo uno spazio. Proprio da gestire in questo modo qui, cioè creare anche noi una piccola casa delle associazioni di Pisa, ma non stavamo riuscendo a farlo. Quando poi ci è arrivata voce che altri ragazzi stavano facendo esattamente la stessa cosa e che avevano addirittura un fondo che erano riusciti a concordare. E quindi ad agosto scorso è nata questa avventura, cioè mi sono imbarcata con loro, loro hanno apprezzato le competenze e lo spirito dell'associazione che appunto ormai da 10 anni ha portato l'improvvisazione teatrale a Pisa e quindi niente, una sede più grande mi ha coinvolto anche poi personalmente al di là del mio ruolo di presidentessa di ADA, ma per le mie conoscenze nel sociale, nel teatro, e quindi diciamo che era un obiettivo comune che ci siamo trovati a condividere. Bene, dal punto di vista organizzativo sarà complicato gestire uno spazio di 700 metri quadri, fatto di cose tutte diverse, che partono dallo sport e arrivano fino all'improvvisazione teatrale, magari passando attraverso la musica, il video, mostre e quant'altro. Ecco, quali sono gli organismi che quindi in qualche modo vi siete dati per poter garantire una funzionalità a tutto ciò? Innanzitutto le mie occhiaie testimoniano lo sforzo, non ce l'avevo, ce l'avevo in parte, no, a parte gli scherzi, è un onere impressionante perché questo è un progetto totalmente autofinanziato sia da un punto di vista economico che da un punto di vista del tempo, quindi cosa abbiamo fatto? Siamo partiti in quattro, quindi un nucleo base, poi fortunatamente si sono aggiunte tantissime altre persone che a loro modo hanno contribuito o economicamente o con del tempo o con delle competenze, e da lì è nata l'idea di avere un comitato, quindi al di là del nucleo fondatore c'è un comitato, ora è composto da 8 membri, ognuno si è preso in carico un'area e quindi ha un settore di competenza, chi si occupa dell'area sociale, per esempio, intesa largamente Margherita, chi si occupa della parte di comunicazione, chi si occupa dell'organizzazione degli eventi, chi si occupa della parte sportiva e così via. In questo modo stiamo iniziando ad organizzarci, ad allestirci con le difficoltà del caso, è comunque un'associazione, tutti quelli che ci lavorano o che ci operano sono degli associati, quindi è bene dire operano e non lavorano, sono degli associati che quindi utilizzano il loro tempo restante per portare avanti il progetto. Ed ognuno di noi appunto ha già un lavoro, fortunatamente, perché poi è l'unico modo per portare avanti questo progetto, quindi è molto complicato, siamo aperti comunque ai contributi. Bene, sì. Questo mi pare una cosa importante, mi pare di capire, Margherita, che siete fondamentalmente
quasi tutti giovani. Sì, sì. O è una mia impressione? No, per la maggior parte in effetti sì, però via via che stanno arrivando le associazioni stanno arrivando anche competenze di persone più grandi, diciamo, che però vedono in questa spinta, no? Vengono quasi come con questa sorta di amore intergenerazionale, no? A vedere anche in maniera quasi sorpresi la bellezza di ragazzi che in effetti si stanno rimboccando le maniche e pensano al valore di ciò che stanno facendo e non al prezzo, perché in quest'Italia, no, in cui vieni un po' giudicato anche a seconda di quanto guadagni, in realtà non pensiamo abbastanza al valore poi concreto del lavoro che viene fatto. Per quello c'è anche questa volontà volontaristica di fare qualcosa per questo. Una cosa importante che io ci tengo sempre a sottolineare, visto che noi siamo all'interno di una trasmissione organizzata ormai da diversi anni da Fare Spazio ai Giovani, quindi un'associazione che di fatto, come dire, ha degli scopi molto simili a quelli che tu enunciavi. Noi normalmente abbiamo sempre sentito parlare dei giovani come elementi in qualche modo un po' rompimenti di scatole, cioè sì, che in qualche modo non hanno voglia di fare. Sì. Che, in realtà quando poi ci siamo seduti a questi tavoli abbiamo sempre trovato ragazzi intelligenti che hanno voglia di fare, che fanno cose nuove, che si sperimentano anche collettivamente in percorsi che spesso non hanno nemmeno come fine quello del guadagnare, esatto, tanti soldi, no? E quindi mi fa piacere che in qualche modo, come dire, questa vostra scelta vada direttamente nella direzione della nostra trasmissione. Sì. So che ormai siamo prossimi all'inaugurazione per quello di questo luogo, ecco, le occhiaie probabilmente dipendono anche da questo. La partenza? Inaugureremo con un festival che si terrà dal 24 aprile al 27 aprile, quindi da giovedì a domenica, un festival ricco di eventi, nato grazie alla collaborazione delle associazioni, saranno oltre 60 eventi, ogni associazione ha portato quindi il meglio di quello che ha creato nell'ultimo periodo, e quindi andiamo da eventi musicali a eventi teatrali per bambini con i burattini, a eventi di improvvisazione teatrale, anche incontri sul counseling, parliamo anche di sociale in qualche modo. Sì. La prima di un documentario. Sì, sui migranti, sull'interazione più che integrazione, anche quella budget zero per cui ho fatto delle fotografie a cui ho collaborato con un'altra ragazza assieme a Alice che appunto ha promosso questa cosa, Memory Sharing. 25 aprile speciale all'insegna del progetto Memory Sharing, terrà la prima nei nostri spazi a partire dalle 21.30, ma già dal pomeriggio saranno allestiti dei laboratori per portare materiale d'epoca sulla Seconda Guerra Mondiale, laboratori per bambini per far riscoprire la storia. Mm-hmm. Arriverà Gipi, fresco di nomina al Premio Strega, alle 21, dove racconterà delle storie di guerra e di famiglia. Quindi una serie di eventi, abbiamo cercato di lasciarli tutti gratuiti, quindi con uno sforzo compartecipativo da parte di tutte le associazioni per allestire anche tecnicamente degli spettacoli. Tutto gratuito dal 24 al 27 aprile in via Bovio numero 11, gli spazi di Mixare. Sì, per far capire che appunto speriamo che diventi una casa per la cittadinanza e quindi vogliamo essere il più aperti possibile e con la volontà appunto che quello spazio viva per le associazioni ma anche per le persone che semplicemente passano di lì e si fanno un po' contagiare, possono venire a studiare, possono venire, c'è la wifi, c'è il bar a chilometro zero il più possibile, stiamo cercando anche lì di mantenere un tipo di approccio etico anche all'alimentazione e quindi parlare di alimentazione ma anche con dei cartelloni sulla nutrizionistica, sul mangiare bene e sano con i produttori della zona, quindi. Ma noi chiaramente vi seguiremo perché le cose che dite ci piacciono, fanno parte di un nostro vissuto importante e soprattutto speriamo che, come dire, questa vostra volontà di trascinamento davvero ottenga dei risultati forti. A Pisa ce n'è bisogno. Di fatto voi siete molto vicini, fra l'altro, a una struttura che si differenzia da voi fondamentalmente prima di tutto perché non è privata ma di carattere comunale. Voi avete la casa della città Leopolda
a due passi, mm-hmm. quindi un altro spazio che sì. teoricamente potrebbe essere utilizzato un po' nella come vi sentite con questa vicinanza? Noi speriamo che in futuro possa nascere proprio un'asse, diventi sì. una via delle arti, tutta via Bovio, perché ricordiamo sì. in via Bovio c'è anche la Goracce, c'è l'Imago, c'è una ceramista molto brava, c'è un altro progetto con un designer che utilizza materiali di riciclo, fino ad arrivare quindi ai Bastioni San Gallo e la Leopolda, potrebbe diventare veramente un'asse portante per la cultura pisana. Sì. Bene, quindi questa mi pare una proposta interessante, una proposta su cui è bene riflettere, cioè invitiamo tutti i telespettatori a rifletterci sopra, perché potrebbe davvero, come dire, questa vostra idea avere... Poi dietro c'è il giardino Scotto, oltretutto, e recentemente lo stanno appunto risistemando anche le parti dietro, hanno fatto delle manifestazioni proprio sotto il mix art, in realtà, quindi è un'enorme area che secondo me potrebbe essere bellissima da sfruttare. Bene, dal punto di vista quindi dell'inaugurazione abbiamo detto, nel senso che 24-27 aprile, mi raccomando, tutti in via Bovio. Sì, dalla mattina alla sera siamo lì. Per partecipare, diciamo, a questa serie di iniziative legate a tutte le età, quello che sì. si capisce, a tutte... Con grande attenzione alla differenza di genere, sì, sì. Con grande attenzione a tutte quelle che sono le possibilità e i bisogni di ognuno, no? Qualunque età rappresenti. Dicevate di GIPI, ci sono altri avvenimenti però di cui mentre preparavamo la trasmissione avevamo parlato, magari volete sottolineare, cioè parlavate prima dell'apertura con Gazzella, mm-hmm. di un Fab Lab. Il Fab Lab. Il 24 aprile per esempio è dedicato proprio alla ricerca scientifica, i ragazzi del Fab Lab di Pisa porteranno negli spazi di via Bovio delle stampanti 3D, chiunque potrà arrivare nello spazio con una sua idea anche immaginifica e poi insieme ai tecnici del Fab Lab trasformarla in realtà, quindi far uscire in poche ore dall'idea un prototipo reale, un giocattolo, una maschera, un tubo per la lavatrice perché vi si è rotta, la fantasia lì è sovrana. Sì. 27 per esempio ospiteremo Tuono Pettinato col sì. suo nuovo libro uscito con Rizzoli Lizard, Nevermind. Abbiamo degli appuntamenti sul sociale col teatro Gestalt con l'altro Garzella, Alessandro Garzella, avremo sì. degli appuntamenti legati al benessere. L'improvvisazione naturalmente, la domenica sera c'è un grande match a tema mescolanza delle arti, quindi un format che abbiamo studiato apposta con i ragazzi dell'improvvisazione per chiudere, diciamo, il festival. Ecco, una parentesi su questa cosa dell'improvvisazione. Sì. Da quant'è che Ada opera su Pisa e sono su più questi, di otto su questi anni. Temi? Allora, che Ada è stata fondata sono 8 anni. In realtà avevamo cominciato i corsi, diciamo, già un paio d'anni prima e appunto portiamo a Pisa, siamo la squadra di Pisa del match di improvvisazione teatrale, che è qualcosa di molto noto in alcune città, poco noto in altre, però è una sorta di mescolanza fra il teatro e lo sport, quindi per questo diciamo che anche all'interno di Mix Art, in cui ci sono appunto campionati regionali, nazionali, addirittura mondiali, e quindi niente, alleniamo la squadra e adesso siamo diventati tanti, quindi avevamo bisogno di una casa più grande, quindi siamo 150 circa ormai, fra improvvisatori vecchi e nuovi che si attivano con i corsi. Bene, io vi ringrazio, ovviamente saremo presenti con le nostre telecamere per tutti gli eventi che voi metterete in piedi già dal 24 di aprile, lo ricordiamo, fino al 27, sì. Vi seguiremo poi anche nel percorso successivo, sì. che mi sembra molto importante e degno di essere seguito da tutti i punti di vista. Vi ringraziamo per la vostra presenza qui e soprattutto vi ringraziamo per l'impegno che avete messo nel preparare questo spazio e nel metterlo a disposizione di tutti i cittadini e cittadine della nostra città. Grazie a voi di averci dato questo spazio e ci vediamo presto a Mix Art.